dipingo la mia stanza di viola e bordo, così poi non ripenso ai tuoi occhi che mai avrò. Possiamo fare un gioco, amore, se ti va. Ogni mio peccato è un soldo per la salvezza della tua anima. È una perversione funzionale continuare a volersi bene facendosi del male. Prendi tutto quello che ho tu, prendilo, poi brucialo. Prendi tutto quello che ho solo per il gusto di togliermelo. Chiara è una esordiente, diciamo, anche se tanto che suona, però ha da poco pubblicato il suo primo album che si chiama Tutto il resto non so dove, ed è un ottimo album, un esordio anche sorprendente per maturità, per forza espressiva, per personalità. Quindi insomma la dobbiamo un po' scoprire, Chiara. Come ti sei avvicinata alla musica? Dai, prima domanda. Allora, io ho sempre avuto un istinto, ecco, verso la musica. Però se devo ricordarmi il momento in cui ho preso in mano una chitarra, è stato verso gli 8-9 anni. E mio fratello aveva questa chitarra, peraltro era una chitarra a 12 corde, che per una bambina di 8 anni è... Tutto quello che ho tu, prendilo, poi brucialo. Però erano i miei genitori che non mi volevano comprare una chitarra, perché da piccola, no, dicevano, no, ti stufi, non... Se devi suonare, suoni con quella, no? Questa specie di roba insonabile, perché insomma un po' dura, diciamo. Non è proprio una chitarra delicata per una bambina. Forse è il motivo per cui adesso pesto come una disperata, perché non ho imparato lì. Il sapore delle cose preziose. Ma quali sono le cose musicali che ti hanno costruito in qualche modo, a cui sei più affezionata? Io sono cresciuta con i cantautori classici, da De André, Guccini, molto 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 Guccini, devo dire. Erano tutti gli ascolti che aveva mio fratello in casa. Mio fratello è stato praticamente fondamentale. Me ne sto rendendo conto adesso mentre ne parlo, che gli devo scrivere un messaggio per ringraziarlo. Grazie, fratello. Chiede vita, sei tu. Cose preziose che tieni con te e che impari a difendere. Ho scoperto il rock, per così dire, verso i 14 anni, così, quando i primi amici mi avevano allungato, mi ricordo, l'unplug degli Alice in Chains, che è stato per un lungo periodo il mio gruppo preferito. E decidi se ti puoi. E poi ho iniziato ad avere anche ascolti un po' più pesanti, mi facevano da morire System of a Down. È dolce ed insieme violento. Vabbè, insomma, fatto sta che però ho sempre avuto un forte amore per il cantautorato, e quindi da subito mi è piaciuto molto l'idea di unire le due cose, no? Cioè l'attenzione che io almeno a me piace avere per i testi, ma anche molto per i suoni un po' più duri. Poi perché ti sei trasferita a Roma? Perché volevi fare qualcosa di più concreto musicalmente, no, per motivi personali? Non lo so, puoi anche omettere se vuoi. Ti vorrei tanto dire per la musica, eccetera. Invece no, mi ero innamorata. Di un romano. Quello di quella canzone lì. Quale? Sì, diciamo che gli devo un po' di diritti d'autore forse per questo disco. È un mezzo concept album, potremmo dire.
Ah, quindi sono venuta giù perché ero innamorata e quindi ho fatto la scelta più sensata che si può fare nella vita, no? Una scelta d'amore. E poi ci siamo lasciati. Questa storia, questa bella storia è finita così. Però sono rimasta. Tutto finirà, la mia bocca di corallo e la tua schiena madreperla, tutto cambierà. Il disco si intitola Tutto il resto non so dove, perché in parte è quello che io ho sempre pensato creando questo disco, cercando di averlo sempre in mente come l'unico punto fisso un po' della mia vita alla fine, perché è quello che mi piace fare. Quindi era come dire un po', sì, tutto può succedere, qualsiasi cosa ti accada nella vita ti sfiora, ti passa attraverso, se ne va, ma questo disco era proprio una cosa che era una pietra fissa e tutto il resto non so dove. Per confondere lo spettatore, non di certo perché sono ribelle, forse, o per un po' di dolore vorrei mettere a saldo la mia pelle, svenderla al miglior offerente. Convincerlo di un grande affare, in realtà non vendergli niente. Tra l'altro Chiara, mi viene in mente che lei ora è qui, però a volte a Roxeria è stata lì dove siete voi, perché è una nostra fan. Come ti trovi? Che sensazione c'è? Io non lo chiedo mai ai musicisti, però è strano comunque trovarsi all'ora di pranzo a suonare. Posso tornare? Sì. E mentre io ti parlo già non sono più la stessa. Grazie Daniele Fiaschi, mi affido Daniele Fiaschi.